Buongiorno, oggi sono in incognita. No, niente, scherzo. Un altro outfit of the day. Mattina sono uscita a fare un piccolo servizio e sono appena tornata, visto che ero ancora acconciata per bene. Ho fatto, beh, fammi fare questo video, perché è divertente, mi diverte. Allora, prima di tutto togliamo gli occhiali, ovviamente c'è il sole, finalmente, che bello, dopo 15 giorni di acqua grigio ho messo gli occhiali. Ho potuto mettere gli occhiali. Poi, su, berretto nero con visiera che vado a togliere, oddio, e ho sistemato i capelli in uno chignon perché oggi devo andare a pagamento, quindi non li ho lavati e li ho dovuti portare indietro. Poi su ho il giubbotto dell'altra volta, il piumino di Benetton con il cappuccio, e sotto ho una pashmina, una sciarpa nera. Quindi ho il cappottino che arriva a metà coscia più o meno. Su ho messo borsa grande, questa a tracolla, l'ho portata, se potevo portare anche a mano, però ho preferito mettere a tracolla così stavo più libera per fare quei piccoli servizietti. Scusate che sono senza occhiali, le piede sulle cappelle torte sono anche graduati, non vedo assolutamente nulla. Spero che vada bene. Comunque, borsa grande messa a tracolla che vado a togliere senza uccidermi, buttiamo sul letto. Quindi ho questo giubbotto che ha una come si chiama? Una cinta, e vabbè, è il zip con la zip. Poi sciarpa, come vi ho detto, che vado a togliere anche lei, e sotto ho messo un maglioncione di lana molto doppio perché fa ancora abbastanza freddo, con questo collo un po' particolare tagliato quasi dritto. Mi dà un po' fastidio perché io in inverno amo tenere il collo coperto perché ho freddo. Comunque, è nero a coste più o meno, lunghezza più o meno normale, cioè un maglioncino normale, maglioncione normale, molto caldo, lo adoro. Sotto ho messo dei jeans neri stretti, normali, e ai piedi gli stivali da guerriera, sono col cuore armato sotto, pelle nera, così. Come accessori, anche se non si vede, ma ho voluto mettere, oddio, devo stare sulle punte, quindi poco, ho voluto mettere, vabbè, il mio cuore a metà e questa collanina di perlottole argentato chiaro, un po' scuro, carina, peccato che con questa maglia non si vede, ma amen. Alle orecchie per dare un po' di luce, anche se ha il pallottolino è nero, quindi è in linea con il mio outfit, ho messo questi orecchini che io adoro, che hanno, vabbè, il pallottolino nero e con questa chiusura così, e hanno questo gioco di intreccio sotto che mi piacciono un sacco, poi fanno rumore. Poi, vabbè, sulla mano ho la mia fedina e al polso ho messo un orologio nero con il quadrante nero, il cinturino nero lucido e dei svaroschini tutto intorno al quadrante. E di Guess, sono l'1:10. È stato un regalo di Laura, molto gradito. Poi, nothing. Ok, spero che questo outfit vi sia piaciuto, non so che utilità possa avere, però lo vedevo abbastanza, anche se è nero, anche se siamo oggi è 14 febbraio, anche se maggio lo caricherò, maggio, quindi auguri a tutti gli innamorati, sia reali che fittizi, nel senso che le persone sono sempre innamorate, può essere innamorato di un partner, può essere innamorata ovviamente di un animalino, un animalone, della vita, della speranza nel futuro. L'amore è un sentimento forte che fa bene allo spirito e all'anima.
Mi sono dimenticata. Faccia non ho assolutamente quasi nulla, ho solo messo del mascara per delineare gli occhi perché ho le ciglia chiare, quindi si va a perdere un po' il colore dei miei occhi, e sulle labbra ho messo una matita color carne, su ho tamponato un gloss barra rossetto nero della Essence di qualche collezione limitata fa, tipo della Black and White, era un matitone, l'ho tamponato col dito per scurire il color carne, e su per amalgamare il tutto un lucido trasparente, così ho avuto questo effetto sì di un nude però un pochino più scuro e intenso, ma comunque glossy. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacione e al prossimo in gamba, ciao ragazze e ciao ragazzi.